molto contento di essere parte di questo bellissimo progetto, perché vedo anche tanto interesse e tanta, diciamo, gioia del reparto corse di Aprilia per il fatto che riportiamo il Touareg nel deserto e poi comunque essere parte come pilota ufficiale e collaudatore in questo progetto per me è qualcosa di bellissimo. Ci stiamo mettendo davvero l'anima tutti, noi piloti, meccanici, Vito a comando del team, Aprilia Racing che ci dà un grande supporto. Stiamo proseguendo i nostri test, abbiamo cominciato il lavoro un mesetto e mezzo fa con la moto rally e siamo venuti qui a fare il secondo test in un ambiente differente, con un fondo differente, con delle novità e in vista delle prossime gare che ci porteranno poi al nostro obiettivo finale, che è l'Africa Eco Race. In questi giorni abbiamo lavorato sulle setup e sulla messa a punto e il miglioramento dal punto di vista ciclistico della moto con Jacopo. Con Francesco ci siamo affidati più sull'affidabilità, sulla durata, sulla messa alla frusta di tutti i componenti, tant'è che la moto di Francesco ha anche dei punti un pochettino più deboli perché vogliamo vedere se vanno in crisi. Dunque ognuno ha fatto il suo lavoro, siamo riusciti a portare a casa il risultato, siamo molto contenti. La moto secondo me è più sincera, ti dà più fiducia, riesci a capirla molto meglio e in alcune situazioni dove magari con quell'altra sei un po' al limite, questa ti perdona tutto. Mi sono trovato molto meglio perché ti aiuta di più a curvare, ti aiuta anche nel veloce. Nel secondo giorno di test abbiamo provato ancora i consumi della moto e abbiamo cercato di fare più chilometri possibile per vedere appunto la durata dei componenti eccetera e vedere se le sospensioni reagivano comunque bene dopo i setting di ieri. Davanti secondo me adesso è un bel compromesso, però dietro mi salta ancora. Se prima avevi quella sensazione che spariva, adesso cioè, entri, se tieni l'anteriore leggermente puntato, tieni il gas in mano, fai la buca, quando arrivi di là, cioè, la moto arriva di là tranquilla, non sfonda più, o comunque anche quando vai a aggredire la staccata che la vuoi buttare dentro, segue bene la moto, no? Davanti adesso che l'ho indurita secondo me questa è meglio, ma sai che io gli chiedo se mi fa una molla più dura davanti. Secondo me questo fa più corsa, è per quello che ci dà più fiducia. Dai, torniamo là allora, che così se Marco deve andare facciamo le ultime cose e poi al limite facciamo gli ultimi 20-30 km e basta. Così ci togliamo il dubbio. Al limite, se non è cambiato niente, che è rimasta, che il feeling è rimasto lo stesso, proviamo a switchare il ammortizzatore. Quindi comunque faccio due giri e vengo là? Sì. I ain't sure you're the right one for me. Didn't I see you involved? Nobody do it like this. Pandora bag, lucky charm that wrist. This is real life. Alla fine ho fatto uno in più perché volevo prendermi un tempo e non riuscivo mai. Ho detto adesso guardo, cercavo di guardare l'orologio, prendermi un tempo, però ero a 100 all'ora, così non riuscivo a leggere. Allora, adesso ti racconto tutto, Sì, ho già tutte le informazioni, però raccontami. Davanti l'ho messo a 6, che quindi togliendo il precarico mi piace di più sui sassettini in ingresso, però mi fa un po' quella roba che cioè per l'Africa indurerei la molla davanti. E così mi piace la forcella. Ho guardato un giro, ho fatto 5.23, che è uno dei migliori giri che ho fatto. Adesso la tua l'ho sprecaricata, molla dura. Idraulica come la tua, molla come la tua, precarica come la tua. Questa è quella della Sardegna e quella è quella da deserto, sì. No? Bene. Abbiamo detto che lì volevamo tenere la stessa molla, la stessa idraulica con i click. Sprecaricandola un po'. Vediamo quei click. Questa qui che era aperta 4, perché da tutto chiuso era aperta 4, sì. Abbiamo riportato la stessa idraulica dell'altra, la molla dell'altra, la precarica dell'altra. Quindi sono uguali. Sono identiche. Così comunque ti piace? Sì.
Sì, sì, magari tipo un transanatolio che ci sono anche i sassi, potrei dire no, apro 3-4 clic in ritorno che così copia meglio i sassi, magari la forcella apro un po' qui, ma io così com'è, sistemandolo un po' di clic per un transanatolio posso anche andare, cioè vado bene così. Mi sono serviti parecchio questi 2 giorni di test, soprattutto anche per riabituarmi io stesso a questi tipi di terreno, a queste velocità, e siamo sulla direzione giusta, abbiamo ancora da lavorare, però comunque la direzione è quella, è divertente da usare, è facile da usare, per cui poco alla volta miglioreremo ancora. Aprilia sta tornando alle gare come era in passato e lo vuole fare in una maniera importante.